Signori miei, l'ho fatto. Comunque, salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sì, come avrete notato, mi sono tagliato i capelli. Vedrete qualche altro video con la scorsa acconciatura, mentre poi passeremo ufficialmente alla capigliatura invernale. Ma comunque, siccome lo scorso video di questa tipologia, ossia io che parlo davanti a una telecamera di cose, ha fatto tantissimi mi piace in rapporto alle visualizzazioni, ho deciso di portarvi questo secondo episodio. E di cosa non parlare se non del cult del momento, l'anime Pokémon. Infatti, se avete visto il video teoria di qualche giorno fa, saprete che mi stavo riavvicinando un pochino all'anime finché non ho visto questo. Stiamo parlando ovviamente del nuovo trailer dell'anime di Alola. Ora, ho visto già molti video di questo genere e sicuramente ora che uscirà questo è venerdì 16. Ora che uscirà questo ne usciranno sicuramente degli altri. Ma comunque ci tenevo a dire la mia, perché ho sentito tante opinioni in questo periodo, ma vorrei appunto vedere anche cosa ne pensate soprattutto voi nei commenti e poi esprimere insomma una mia opinione. Ora, io mi sono riavvicinato all'anime con l'anime di Kalos, un anime che almeno negli ultimissimi episodi era risultato molto più maturo, molto più interessante, molto più adatto a un quasi 17enne come me. Ash era cresciuto, combatteva in maniera più matura, c'era una relazione diciamo più profonda con Serena rispetto che quelle con le altre protagonisti femminili. Però poi è arrivato l'anime di Alola e la prima cosa che è venuta in mente a tutti è stata Restart. Per chi non sapesse cos'è il Restart, è in sostanza l'azzeramento di tutto ciò che sembra essere successo prima. Per farvi un esempio, Ash il Restart lo compie nella quinta generazione, sembra completamente dimenticare tutto ciò che lo precede, tutto ciò che ha imparato alla Lega di Sinnoh, le sue esperienze precedenti cancellate. E la prima cosa che è venuta in mente a tutti vedendo questo trailer, perché passare da un Ash visibilmente addirittura più maturo, un Ash 17enne, a questo Ash che, oddio, sembra avere 7 anni all'incirca, e comunque in generale i suoi comportamenti che si sono visti nel trailer, tutti hanno pensato: ok, bene, Restart, porca puttana. No, allora, fermi un attimo, ragioniamoci su sto Restart, perché non è così semplice la cosa. Adesso, Ash è visibilmente fatto in maniera diversa, in maniera discutibile, perché sinceramente a me non piace, ma facciamo attenzione a parlare di Restart, perché non è corretto secondo me. Ora vi spiego meglio che cosa intendo. Il Restart è avvenuto con la quinta generazione, una quinta generazione che era destinata ad essere un Restart, perché nella mente della Game Freak addirittura il videogioco doveva essere un Restart, tutto doveva essere un Restart. Infatti, se notate, nella quinta generazione, parlo di videogiochi, ci sono solo Pokémon di quinta generazione ad Unima, in Pokémon Nero e Bianco, perlomeno da prima della Lega, insomma. E così doveva essere l'anime. Non è un caso che dopo 4 fottute generazioni Brock sia scomparso nel nulla e abbia fatto posto, pensa un po', a Spighetto, che era diciamo il caubalesta della prima città, un po' come lo era Brock. Non è un caso, secondo me, che il Restart sia avvenuto lì. I produttori hanno pensato, in maniera abbastanza ingenua, che resettare l'intera storia potesse, diciamo, trarre dei vantaggi. Così ovviamente non è stato, perché se sono stati criticati Nero e Bianco come l'anime, l'anime è stato criticato tantissimo per, diciamo, la sua maturità, il fatto che non reggesse il rapporto trama con i videogiochi, insomma. Non è stato apprezzato per nulla l'anime, tant'è che io mi sono allontanato con quella generazione. Ma se appunto il videogioco è stato criticato, è stato perché i Pokémon non erano gli stessi, quindi è stato un piano che alla Game Freak è fallito miseramente. Perché riproporlo da Alola? Ma soprattutto, perché riproporre una cosa che ha allontanato i fan dopo che ne hai fatta un'altra, ossia l'anime di Kalos, un anime più maturo, per quanto possa essere maturo l'anime Pokémon, che è sempre stato un anime abbastanza bambinesco, perché rifarla? Non avrebbe senso. Io voglio sperare che ci stiano trollando, che questo tipo di Ash sia semplicemente stato fatto perché, diciamo, Alola è una regione particolare, Alola è una regione
molto più tropicale e il suo design sembra essere un pochino più hawaiano, non lo so, sto provando a pensare a qualcosa perché io non voglio credere al Restart, non voglio credere perché andrebbe contro la logica possibile, cioè non c'è una logica a tutto ciò, non c'è una logica al fatto del Restart, non c'è, e quindi io non voglio crederci sinceramente, non voglio credere che lo facciano. Che poi scusatemi, Alola sembra essere una regione con non so quante cose dietro, tra ultra creature, forme Alola, chi più ne ha, chi più ne metta, e vogliamo fare affrontare le ultra creature a un Ash che ha 7 anni? Secondo me non sarà così, secondo me Ash avrà una sorta di maturità, non avrà perso tutto, perché veramente non potrei immaginarla una cosa del genere, sinceramente, che abbiano fatto un altro restart. Sarebbe una cosa da pazzi, ma anche dal punto di vista... cazzo, economico, nel senso, volete i soldi, continuate quello che è andato bene, penso sia alla base dell'economia, quello, cioè, per dirvi, se io faccio un video che fa 500 visual e poi ne faccio uno che ne fa 1000, a parità di quanto mi possa piacere quel video, farò di più quello che ne ha fatte 1000 di visual che quello che ne ha fatte 500, ha senso, no? E allora perché non rifarlo? Perché riproporre un anime in stile bianco e nero che ha fatto schifo la maggior parte invece di un anime alla, diciamo, XYZ, che invece è piaciuto a tutti? Non ha senso. Quindi non credo che sia un restart, non credo che lo sia. Spero che non lo sia, perché veramente a quel punto non avrei più parole, sinceramente. E nulla, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, perché sinceramente io a primo impatto sono rimasto davvero scioccato. Però poi ho pensato, no, non può essere così, non può davvero essere. Fatemi appunto sapere cosa ne pensate nei commenti, spero che siate d'accordo con me, se non lo siete, amen, me ne farò una ragione, ne discuteremo nei commenti. E nulla, passate dai social in descrizione, mi raccomando, lasciate un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, commentate con la vostra, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci becchiamo in un prossimo video.